Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuovissima tipologia di video che sono particolarmente emozionata e contenta di iniziare, in cui mi trucco e nel frattempo parlo con voi dei fatti di cronaca, i crimini più assurdi, insomma, che più mi hanno colpito. Come sapete, se mi seguite da un po', sapete che sono molto appassionata di gialli, appunto, di questi fatti di cronaca assurdi, sia italiani che d'oltreoceano. E quindi ho pensato, visto che ho visto una ragazza americana, non mi ricordo assolutamente il suo nickname, ma ve lo metterò qua da qualche parte. Ho visto che lei ha iniziato questa tipologia di video e io sono diventata veramente una addicted dei suoi video. Amo questa tipologia ed ho pensato che sarebbe perfetta per me perché anch'io mi informo tantissimo su questi fatti di cronaca, questi omicidi pazzeschi, ma non solo omicidi, e sto lì a ricercare, ricercarmi, guardo tutti i documentari, tutte le cose possibili e immaginabili e al contempo sono anche una super fan del make-up, quindi potremmo unire queste due cose anche qui su YouTube Italia. Non credo nessuno abbia ancora fatto questa tipologia di video su YouTube Italia, ma non ne sono certa naturalmente, quindi in caso fatemi sapere voi, però sono particolarmente emozionata e voglio iniziare oggi questo video parlando del caso di Chris Watts. Non so se avete già sentito parlare di questo fatto di cronaca di questi omicidi efferati che lui ha compiuto. C'è stato anche recentemente un film su Netflix che ha parlato di questa storia, ma io già ne avevo sentito parlare prima, già mi ero documentata tantissimo, tant'è che quando è uscito poi questo documentario film su Netflix io già sapevo tutto e anzi non vedevo l'ora che uscisse. Ragazzi, questa storia mi ha lasciata veramente senza parole. Ho passato giornate intere a ricercare, ad informarmi perché non potevo veramente capire come si possa arrivare a fare una cosa del genere. Tutta questa storia ha inizio nel 2010 quando Chris manda a Shannon una richiesta di amicizia su Facebook. Lei era divorziata da poco e stava passando un periodo piuttosto difficile, difficile perché aveva anche scoperto di avere il lupus, quindi una malattia autoimmune che naturalmente le causava non pochi problemi, quindi era un periodo difficile per Shannon. E quando Chris l'ha aggiunta su Facebook, dopo poco hanno iniziato a parlare, questo nel North Carolina, negli Stati Uniti, hanno iniziato a parlare fino a quando poi è sbocciato l'amore e nel, se non sbaglio, 2012, sì, nel 2012 si sono poi sposati sempre in North Carolina. Successivamente la coppia si è trasferita in Colorado perché lo trovavano un posto, insomma, ideale per mettere su una famiglia, gli è piaciuto molto, e nel 2013 nasce la loro prima bambina che hanno chiamato Bella. Felicissimi tutti quanti, Chris sembrava il papà ideale, sempre attento alla moglie e alla bambina, quindi fino a qui nessun tipo di problema, se non che già la famiglia di lui sembrava non vedere Shannon sotto una luce molto positiva perché non mancavano già le prime, diciamo, i primi litigi che, da quanto ho capito, erano dovuti alla mamma di Chris. I genitori stessi di lui provavano anche un po' di rancore verso Shannon perché dicevano che lei ha portato il loro figlio lontano da casa, appunto dal North Carolina in Colorado, e questo, soprattutto alla mamma di lui, non andava troppo a genio. Però fino a qui, insomma, a parte questi piccoli battibecchi con la suocera, niente di che. Poco dopo iniziano a provare ad avere un altro bambino e nel 2015 nasce Celeste, ma la chiamavano Sissi, anche lei nata in Colorado, e anche qui la famiglia festeggia, tutti molto felici, e anche in questo frangente, con la nascita della secondogenita, Chris si dimostra un papà modello, molto attento al benessere della moglie e delle bambine. Sempre nel 2015, poco dopo la nascita di Sissi, della seconda bimba, iniziano i primi problemi economici perché
hanno dovuto dichiarare bancarotta perché non riuscivano a sostenere tutti i costi della casa, della macchina, insomma delle bambine. In più avevano anche i debiti della carta di credito e gli student loans, che sono purtroppo cosa comune negli Stati Uniti, indebitarsi fino al collo quando studi per poi ripagare tutto quando inizi a lavorare. Quindi tra tutte queste cose non riuscivano a sostenere i costi, perché in due guadagnavano sui $90,000 all'anno, ma non erano abbastanza appunto per coprire tutte le loro spese. Nel periodo che va dal 2015 al 2018 si sono piano piano rimessi in sesto economicamente, e Shannon da casalinga, da quanto ho capito, aveva lasciato il lavoro che aveva in precedenza per stare con le bambine. Da casalinga ha iniziato un lavoro che è simile, se avete presente, allo schema piramidale di vendite che ha Avon, ma il brand per cui lavorava lei da casa si chiamava Lavelle, che vende integratori, dolcetti con pochi zuccheri, proteici, eccetera eccetera. E sorprendentemente Shannon si è rivelata molto molto brava in quello che faceva, perché in pochissimo tempo è riuscita ad avere un sacco di clienti, tant'è che l'azienda l'ha appunto, è salita molto in questo schema piramidale della sua azienda, tant'è che ha ricevuto una, se non sbaglio, una Lexus, insomma una macchina da sogno dalla sua azienda, e molto molto spesso andava anche nei viaggi aziendali in dei posti meravigliosi in cui portava poi anche il marito, e si era fatta anche un giro di amiche che lavoravano anch'esse in questa azienda, Lavelle. Shannon era molto molto attiva su Facebook in particolare, proprio perché naturalmente, essendo un lavoro da casa che si vende tramite internet, ha dovuto essere molto presente online, e quindi è così che è riuscita ad avere molti clienti. E al contempo parlava anche molto della sua vita privata, del suo percorso di dimagrimento, utilizzando appunto i prodotti che vendeva. E molto spesso andava in Facebook Live con le bambine, e ci sono molti molti video su YouTube che si trovano appunto delle sue live, ed erano dei video così caserecci in cui lei e le bambine e anche Chris provavano questi dolcetti, insomma, che lei vendeva, questi cioccolatini, queste barrette proteiche. C'è da dire però che in modo molto strano, io ho una mia idea che Chris fosse un narcisista di tipo covert, lui era sempre più nascosto invece in questi video, non si faceva, naturalmente può essere anche solo timidezza o una non propensione a stare davanti alla videocamera, questa è poi un'idea che mi sono fatta io dopo essermi documentata molto sul caso, ma appunto lui era un pochino più schivo, non gli piaceva tantissimo farsi riprendere, ma sosteneva comunque la moglie in questo lavoro, anche perché per la loro famiglia era stato una benedizione questo lavoro, perché li ha aiutati veramente moltissimo a non ricadere nelle vecchie abitudini di spendere più di quanto guadagnassero, quindi oltre le loro possibilità. Nel giugno del 2018 Shannon sorprende Chris con l'annuncio del terzo bimbo che lei stava aspettando, che poi si è rivelato essere un maschietto che loro tanto desideravano. C'è appunto il video, perché lei questa scena l'ha filmata, e si vede Chris che rientra probabilmente da lavoro. Shannon era seduta sul divano con le bambine e lo aspettava lì con il test di gravidanza, e vi devo dire, potete naturalmente andare a vedere un po' la sua reazione, ma anche poi insomma è stata un po' criticata, perché la sua reazione era tutto tranne che positiva, insomma, cioè un pochino ha, diciamo, finto un po' di felicità, però la reazione è stata effettivamente strana. Tutti l'hanno detto, anche perché per le prime due bambine invece la sua reazione era stata di assoluta felicità, quindi la cosa un pochino ha stonato. Sempre nel giugno 2018, prima che Shannon desse l'annuncio della terza gravidanza a Chris inizia a frequentare e ad avvicinarsi molto ad una sua collega di lavoro, una certa Nikki, lui la chiama Nikki, e Nicole Kessinger. Iniziano una relazione segreta che comunque cercano di nascondere
a tutti i colleghi con successo e nel luglio del 2018 sembrano già due fidanzatini allegri che si incontrano 4-5 volte a settimana. Tutto questo appunto nonostante lui a casa avesse una moglie, due bambine e uno in arrivo. A Nicky Chris dice di essere in procinto di divorziare con la moglie, di dormire in stanze separate e che addirittura le faceva intendere che la moglie aveva già un'altra relazione e che presto si sarebbe trasferita con le figlie fuori casa, o che comunque presto appunto si sarebbero separati definitivamente. Ma che era soltanto questione di tempo per tutte, insomma, le pratiche burocratiche, iniziare le pratiche con gli avvocati e poi cercare lui o lei una nuova casa. Nicky nel frattempo stava ricercando su Google sia Chris Watts, quindi suo questo fidanzato, però lei era l'amante, e poi cercava anche Shanann Watts su Facebook. E come vi ho appena detto, Shanann era molto presente online proprio per il suo lavoro a Level, e quindi cercandola su Facebook sarebbe poi comparso tutto quello che appunto la riguarda, compreso il fatto che fosse incinta, cosa che poi successivamente Nicky ha detto di non sapere assolutamente, tant'è che lei diceva a Chris che il primo bimbo maschio gliel'avrebbe voluto dare lei. Quindi questa cosa continua a non essere chiara ad oggi in realtà. Proprio nel mese di luglio Shanann ha deciso con le bambine di andare per, se non sbaglio, 3 settimane in North Carolina a casa dei suoi genitori, a trovare i suoi genitori con le bambine per passare un po' di tempo tutti assieme, e Chris di questo ha approfittato dicendo all'amante Nicky, che appunto lei se ne stava andando perché stava pianificando il divorzio ed il trasferimento. E in quelle 3 settimane in cui appunto Chris era da solo senza la moglie in Colorado, hanno fatto praticamente i fidanzatini. Lui e Nicky sono andati sulle dune a fare un po' di motocrossing, come si chiamano quelle macchine, insomma ci sono le foto documentate proprio come due fidanzatini, come se lui non fosse sposato, non avesse figli, una cosa veramente, non lo so, agghiacciante. Tant'è che Nicky si era convinta che questo fosse un nuovo amore, che lui stesse divorziando e che presto sarebbero stati assieme, tant'è che lei poco dopo già stava cercando su Google, e questo è naturalmente agli atti del tribunale, eccetera, stava già cercando su Google vestito, matrimonio. Aveva cercato addirittura sposarsi con l'amante, e un'altra ricerca che lei aveva fatto su Google era: il mio fidanzato dice che sta per lasciare la moglie, quindi stava un po' anche lei, diciamo, in una situazione un po' di dubbio. Non è chiaro se lei sapesse cosa sapesse e quanto sapesse. Erano talmente tanto innamorati che il 30 di luglio lui addirittura le dedica una lettera d'amore prima di partire, poi il 31 di luglio anche lui nel North Carolina, per raggiungere Shanann e le due bambine. Nel North Carolina, tra l'altro, abitano anche i genitori di Chris, non solo i genitori di Shanann. C'è da fare una piccola parentesi per quanto riguarda i genitori di Chris. Nel frattempo in cui Chris non c'era, Shanann ha naturalmente portato le bambine anche dai nonni paterni. Ed è venuto fuori che i nonni paterni praticamente avrebbero quasi dato un gelato con le noccioline a Sisi, che però era fortemente allergica, altamente allergica, rischiando quindi di mandarla all'ospedale se non peggio. Quindi la mamma si è molto molto arrabbiata di questo, ne ha parlato con Chris e si è impuntata che lei non avrebbe più portato le bambine dai nonni perché comunque era molto molto pericoloso. Da notare anche che quando Chris e Shanann si sono sposati, la famiglia di lui, cioè i suoi genitori, non si sono presentati al matrimonio perché loro non si dichiaravano appunto d'accordo con questa loro unione, cosa che io reputo veramente di basso livello, perché alla fine l'importanza è la felicità di tuo figlio, non quello che tu vuoi, no? Però insomma, ognuno la vede a modo suo.
Io sospetto che la madre di Chris sia una narcisista overt. Chris però sembra stare dalla parte di Shannon, ha provato a parlare con i suoi genitori, che però, soprattutto con la madre, che però non sembrava accennare a segnali di pace, cioè lei rimaneva ferma sulle sue convinzioni, dicendo che non ha fatto nulla di male e che Shannon non le era mai piaciuta. Sembrava però essere molto attaccata alle nipotine, quindi non si spiega come abbia potuto mettere a rischio la salute della piccola Sissy volendo loro così bene, quindi anche questa cosa mi lascia molto perplessa. I primi di agosto comunque la famiglia rientra in Colorado e pochi giorni dopo, il 9 agosto, Shannon è partita con una sua amica e collega Nicole, lo stesso nome dell'amante, però l'amante è Nikki, Nicole invece è l'amica di Shannon, che poi vedrete ha avuto un ruolo fondamentale proprio perché era preoccupata per la sua amica, ma ci arriviamo tra poco, e sono andate entrambe a questo viaggio sponsorizzato da Lavelle in Arizona, mentre Chris è rimasto a casa con le bambine e lui naturalmente pianificava di vedere l'amante. Infatti Shannon è partita il 9 di agosto per l'Arizona con la sua amica Nicole e Chris l'11 di agosto prende una babysitter, assume una babysitter, dicendo alla moglie e alla babysitter stessa che stava andando ad una partita di baseball, se non sbaglio baseball, comunque ad una partita con i colleghi di lavoro, mentre sappiamo tutti che in realtà stava andando fuori a cena con la sua amante Nikki. Poi la porta in un ristorante e paga con carta di credito, cosa che anche a Nikki stessa era sembrata strana, perché fino a quel momento Chris aveva pagato tutto solo in contanti, appunto perché altrimenti la moglie avrebbe potuto accorgersi delle transazioni sospette sui resoconti della banca, cosa che è successa immediatamente perché Shannon aveva già notato il fatto che Chris fosse distante nelle ultime settimane e è andata a vedere il tabulato e ha visto che in questo ristorante Chris aveva speso quasi 100 dollari, 90, 89 dollari, una cosa del genere, cosa che le è sembrata subito molto strana, l'ha chiamato immediatamente e lui si è giustificato dicendo che era andato a cena con i colleghi, ma questa scusa non ha retto perché Shannon conosceva il posto, conosceva i prezzi di quel ristorante e sapeva benissimo che se Chris ha speso quasi 100 dollari significa che ha pagato la cena per due senza alcun dubbio. Nel frattempo, mentre Shannon era via, progressivamente Chris diventa sempre più distante, non le risponde ai messaggi, le manda una strana foto che secondo me può essere quasi considerata una specie di presagio, oppure forse era tutto calcolato da lui, ma lui manda alla moglie una foto di una bambola o una bambina, lui dice che era la figlia ma sembra più una bambola, coperta da un lenzuolo sopra la testa che fa veramente pensare ad un cadavere. Foto che lei poi ha pubblicato su Facebook dicendo non so che cosa pensare, ha ha ha, insomma ci aveva messo la risata, però con il senno di poi era veramente una foto agghiacciante e anche questo mi fa pensare che lui fosse un narcisista covert, perché i narcisisti covert fanno queste cose, è un discorso molto complicato. Fatto sta che progressivamente lui continua ad allontanarsi, non risponde alle chiamate di Shannon fino a quando lei gli telefona e gli dice senti, che cosa sta succedendo? Sei strano, non mi stai rispondendo, voglio dire, abbiamo due bambini assieme, siamo sposati, non puoi sparire così, ne abbiamo uno in arrivo. E lui lì le confessa che non vuole più avere questo bambino, ma lei ormai era incinta, cioè voglio dire come si fa, e che vuole che si lascino perché per lui non c'è più il sentimento che c'era prima. Non le ha detto naturalmente che c'era un'altra, ma Shannon questo lo sospettava perché lo diceva alle amiche, lui fino a un mese e mezzo fa non riusciva a togliermi le mani di dosso, mi stava sempre appiccicato, adesso tutto ad un tratto non vuoi neanche starmi vicino, che cosa sta succedendo, forse è un'altra.
lei questa cosa, un po' le donne se la sentono e lei se l'era sentita. Fatto sta che lei poi distrutta ha annullato il baby shower, la festa per annunciare il sesso del bambino, ha annullato tutto quanto perché appunto lui le stava chiedendo di non avere più questo bambino. Altra cosa molto molto agghiacciante, fatto sta che lei rientra dal suo viaggio di lavoro. Il 13 di agosto alle 2 di mattina, perché dovevano arrivare molto molto prima all'ora di cena, ma il volo ha avuto un ritardo. La sua amica Nicole l'accompagna fino a casa, aspetta che lei rientri in casa e l'ultima immagine che abbiamo di Shanann da viva è quando lei apre la porta di casa appunto all'1:48 di mattina. Nell'arco di tempo che va dalle 2 del mattino quando Shanann rientra dal suo viaggio e le 5 del mattino quando Chris lascia la sua abitazione per andare al lavoro, lui uccide la moglie incinta ed entrambe le bambine. La ricostruzione di quanto accaduto purtroppo non è troppo definita perché Chris ha mentito più volte, cambiando un sacco di particolari, quindi non si sa esattamente chi abbia ucciso prima o come, si sa però che sono tutte morte per asfissia, quindi strangolate. Le ha portate poi, si vede dall'immagine del vicino di casa che aveva una telecamera, si vede Chris che di notte porta la macchina vicino al garage, si vede soltanto, è molto sgranato, però si vede la macchina e si vede Chris che fa 3 giri caricando qualcosa in macchina per poi alle 5 andarsene, o forse poco prima, andarsene verso il suo luogo di lavoro. Lui lavorava per un'azienda petrolifera e quindi lavorava su un grande, diciamo, una grande distesa di nulla, cioè soltanto terriccio e erba. Quindi ha portato lì sia Shanann che le due bambine. Le due bambine le ha gettate in una cisterna d'acqua assieme una dopo l'altra, mentre la moglie l'ha sepolta lì vicino perché, da quanto si evince, non voleva dare soddisfazione alla moglie, non voleva che neanche da morte stessero assieme, perché poi lui ha anche confessato di essere sempre stato geloso del rapporto che la moglie aveva con le figlie, cose veramente allucinanti. La stessa mattina Shanann era attesa in ospedale per una visita medica e l'amica Nicole inizia a chiamarla la mattina per vedere come stava, perché appunto la situazione col marito l'aveva fatta stare male, non mangiava nel suo viaggio, quindi l'amica si era molto preoccupata. Ma Shanann non rispondeva, cosa molto molto insolita per Shanann, che era sempre sempre accanto al telefono proprio perché ci lavorava. E quindi questa grande amica, che doveva volerle veramente molto molto bene, preoccupata, si è precipitata a casa di Shanann. Non trovando nessuno, ha iniziato a bussare, a suonare, nessuno rispondeva. Lei si è resa conto che la macchina di Shanann era ancora in garage e quindi lei doveva per forza essere in casa. Che cosa fa? Non trova nessuno, chiama Chris dicendogli: Chris, senti, dove sono? E lui, molto vago, ha iniziato a dirle che se n'era andata, che arrabbiata se n'era andata via perché si stavano lasciando e che quindi lei si era arrabbiata, se n'era andata. Nicole, per fortuna, non gli ha creduto, gli ha detto: guarda che io chiamo la polizia. Chris l'ha supplicata di non farlo, anzi, anche un po' in malo modo, le ha detto: senti, vedi di andartene da casa mia, insomma, che cosa vuoi? Lei ha insistito molto e alla fine ha chiamato la polizia. Quando arriva la polizia, chiamano immediatamente il marito chiedendogli di tornare dal posto di lavoro. Lui ci mette tipo 3 quarti d'ora, ci ha messo un sacco di tempo, non sembrava per niente preoccupato, e quando è arrivato in casa ci sono tutte le immagini filmate dalle microcamere che hanno i poliziotti sulla loro uniforme, c'è cioè veramente tutto il filmato online e le espressioni di Chris sono veramente, cioè è un
diciamo che è un bugiardo pessimo, perché si vedeva proprio che aveva paura della polizia, che mentiva. Stranamente, tutto molto lento, appena apre il garage, prende qualcosa dalla macchina, non si sa cosa, però è sembrato molto strano, perché se ti dicono guarda che tua moglie e tua figlia e le tue figlie sono sparite, tu cosa fai? Stai lì tutto piano piano, apri la macchina, prendi una cosa dalla macchina? No, cioè ovviamente ti dai una mossa, le cerchi, no? Quindi è sembrato subito estremamente sospetto. Alla polizia e anche al suo stesso vicino, che a sua volta ha detto alla polizia: ragazzi, Chris è molto strano, non l'ho mai visto così, sta nascondendo qualcosa, io non ho mai visto la moglie né le bambine lasciare la casa, e vi posso garantire che loro sono ancora lì. Tant'è che poi la polizia è andata a vedere tutto il filmato delle videocamere e si evince appunto che l'unico ad uscire da casa è stato Chris. Quindi ci sono in casa poliziotti, Chris e Nicole che cercano Shannon o qualsiasi indizio di lei o delle bambine. Il figlio di Nicole, che era anche lui lì presente, un ragazzo, un teenager, trova il cellulare di Shannon all'interno del divano nascosto tra i cuscini, cosa che ha fatto immediatamente preoccupare tantissimo Nicole, perché Shannon aveva sempre il cellulare con sé, era impossibile che se ne fosse andata lasciandolo lì. Altra cosa molto bizzarra e strana è che tutta la casa sembrava essere in ordine, tranne i letti, perché tutte le lenzuola sono state rimosse dai letti. A questo punto, appunto, Chris fa delle interviste in TV, potete vederle, anche quelle ci sono su YouTube, sono agghiaccianti, c'è lui che si dice molto preoccupato e poi ride, quindi veramente da brividi. Ad un certo punto, naturalmente, lo portano in polizia per l'interrogatorio, per fargli delle domande, perché naturalmente era il primo sospettato. Lì lui, sicuro di saper fingere, si dice anche disponibile alla macchina della verità, cosa che fanno e cosa che lui fallisce completamente, tant'è che la detective glielo dice anche: guarda che sei un pessimo mentitore, cioè tu non sai raccontare bugie. Ad un certo punto la polizia lo pressa talmente tanto che qualcosa deve confessare. Che cosa dice? Dice: sì, io ho ucciso Shannon perché lei stava uccidendo le nostre due bambine, cosa che non ha neanche tanto senso, voglio dire, no? Cioè, che fai tu? Le salvi? No, uccidi lei. Però questa era la sua versione, che è durata, diciamo, per poco. Nel frattempo, Nicole Kessinger, che ha visto al telegiornale Chris con la moglie e le bimbe sparite, lei non si fa più viva con Chris dopo una telefonata di tre quarti d'ora con lui, però, quindi non si sa bene che cosa si siano detti, ma lei si è detta molto molto preoccupata, è andata di sua spontanea volontà, sto parlando di Nikki, cioè la Nicole cattiva, ok? Si è recata di sua spontanea volontà con il padre, cosa un po', appunto, un po' stranetta, però insomma, con il padre, che sembrava essere un poliziotto, un avvocato, e che quindi stava lì per aiutarla, diciamo, si è recata spontaneamente in polizia raccontando tutto, dando i tabulati, dando il telefono ai poliziotti, cosa che anche ha aiutato moltissimo a capire, insomma, la situazione. Loro già sapevano che lui avesse un amante, lui però continuava a negarlo durante gli interrogatori, ma al contempo già avevano Nikki lì che stava raccontando tutto quanto, perché appunto aveva paura di essere anche lei immischiata la storia, quando a detta sua appunto lei non c'entrava nulla, tant'è che con Chris si conoscevano da un mese, lei era convinta che lui stesse divorziando e diceva di non sapere del bambino in arrivo. Poco dopo comunque lui confessa, e cambia nuovamente storia, dice di aver ucciso Shannon, e le due bambine perché voleva ricominciare da zero con la sua amante Nikki. Non si sa perché non considerava il divorzio un'opzione, forse non voleva avere, cioè già a dirle queste cose mi fanno venire i brividi, però forse non voleva avere le bambine attorno e voleva iniziare una vita nuova, cancellando la vita precedente completamente, con la sua nuova amante, creando una famiglia con lei. Nel frattempo Chris viene processato, viene condannato per omicidio di primo grado, gli vengono dati 3 ergastoli addirittura. In realtà la confessione finale lui l'ha fatta quando già stava in carcere, prima continuava a dire, mi sono sbagliata io, prima continuava a dire che è stata la moglie ad uccidere le due bambine, che lui ha ucciso lei nel tentativo di fermarla, ok? Quando invece poi è stato condannato
e già stava in carcere, lì poi ha raccontato come effettivamente sono andate le cose. Tant'è che si è messo a raccontare dei particolari agghiaccianti, come quando la bambina più grande ha assistito all'omicidio della sorellina e poi ha chiesto al papà: papà, ma farai la stessa cosa a me? Quindi veramente delle cose allucinanti che lui diceva senza provare emozioni, senza provare rimorso, una lacrima, nulla. E questo mi ha lasciato incredula, completamente incredula, e per questo questo caso mi ha colpito così tanto, perché era il crimine più brutto, tant'è che il giudice stesso ha detto: in tutta la mia carriera io non ho mai visto un crimine così brutale, così efferato, così triste. Fatto sta che Nikki l'hanno soltanto sentita come persona a conoscenza di fatti importanti, ma non è mai stata una sospettata e continua ad essere libera, ma molti la considerano la donna più odiata d'America, tant'è che dopo che è uscito il telefilm Netflix che parlava di questa storia, lei ha dovuto cambiare nome e cambiare stato, perché le era ormai impossibile vivere, uscire, trovare lavoro, eccetera. Quindi letteralmente questa ragazza ha dovuto cambiare completamente vita, cambiare aspetto, perché non fosse più riconoscibile, perché molti ovviamente davano a lei la colpa di quanto successo, anche se naturalmente sì, lei sapeva che lui fosse sposato, ma da quanto si sa pensava si stessero lasciando. Quindi sì, insomma, la colpa ce l'ha chi queste cose le ha fatte, però molto odio, molto odio si è rivoltato anche contro di lei, cosa che ritengo comprensibile, però non possiamo sapere come sono andate effettivamente le cose, di quanto lei fosse a conoscenza. Chris in questo momento si trova nella Wisconsin Correctional Facility, si trova in prigione nel Wisconsin, e dalla prigione dice di voler uscire, dice di voler fare appello, dice che Dio gli ha dato uno scopo ben preciso, e il suo scopo non è restare chiuso in prigione, perché fuori potrebbe fare tante cose positive, tantissime. E quindi questa è la conclusione praticamente. Chris adesso è lì che cerca disperatamente di uscire, ma non uscirà mai, almeno insomma questa è la speranza che abbiamo tutti. Quindi sì, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Fatemi sapere, mi è piaciuto tanto filmare questo video con voi. Oggi ho fatto un trucco molto molto naturale, ma magari la prossima volta facciamo qualcosa di più pazzo, che cosa ne dite? Fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video, se avete già sentito parlare di questa storia, che cosa ne pensate. Fatemi anche sapere se volete altri video di questo genere e quali storie dovrei affrontare, di che cosa volete, cioè quale crimine in particolare volete. Ne ho tantissimi già in mente, perché appunto io mi informo tantissimo su queste cose, però fatemi sapere se c'è qualche storia in particolare che volete che vi racconti qua sotto nei commenti, sia italiane che americane che da tutto il mondo. Fatemi sapere voi, questa è una tipologia nuova, quindi ho bisogno del vostro feedback disperatamente. Quindi mia family, un bacio gigante, come sempre preparatevi per l'abbraccio finale. 3, 2, 1, venite qua che vi abbraccio forte, forte, forte! E noi ci vediamo domani, sempre puntuali alle 17:30, con un nuovo video. Ciao!